Benvenuti su Profesi, io sono Andrea e nel vostro PC da gaming sicuramente ci sarà uno di questi, un hard disk meccanico da 3,5 pollici o 2,5 pollici se aveste un notebook da gaming, ma in ogni caso sono sicuro che siete stufi della sua lentezza, della sua scomodità. Così avete messo un po' di soldi da parte magari e avete deciso di fare il salto in avanti anni luce verso la PC Master Race acquistando un SSD, un SATA 3 o perché no un velocissimo SSD M.2. In ogni caso sono sicuro che qualcuno di voi non sta sfruttando proprio appieno questa configurazione hard disk più SSD, magari ha semplicemente collegato il cavo SATA, collegato il cavo dell'alimentazione al nuovo SSD, ha formattato il computer ed ha iniziato ad utilizzarlo così come era. In realtà c'è qualche trucchetto, qualche accortezza che potete prendere per far sì che lo spazio di archiviazione non vi si riempia immediatamente e che la vostra vita con un SSD e un hard disk sia molto molto più semplice. Quindi ci trasferiamo sul desktop, montiamo questi due nella test bench alle mie spalle e vediamo proprio di cosa sto parlando. Bene, eccoci sul desktop e direi che la prima operazione che dobbiamo andare ad effettuare è quella di accertarci che tutti i nostri file come musica, video, immagini e così via non vadano a finire direttamente sull'SSD, automaticamente sull'SSD andando a riempirlo all'istante. Quindi ci dirigiamo su questo PC e andiamo a cambiare il percorso predefinito delle cartelle, documenti, download, immagini, musica e video, che ovviamente, proprio come predefinito, si trova sul nostro SSD sul quale abbiamo installato Windows. Il procedimento è identico per tutte le cartelle, quindi vi faccio vedere ad esempio con immagini. Basterà cliccare con il tasto destro, andare su proprietà, percorso e scegliere sposta. A questo punto andiamo sul nostro hard disk meccanico. Creiamo una nuova cartella che chiamiamo immagini, selezioniamo la cartella e diamo ok. Ci chiederà se vogliamo spostare tutti i file dal vecchio al nuovo percorso, se avete delle immagini già salvate sull'SSD e volete spostarle, scegliete sì. A questo punto, come potete vedere, andando su proprietà e percorso, la cartella immagini è sull'hard disk e lo potete vedere anche andando proprio sull'hard disk e vedete che ha creato la cartella predefinita immagini. Quindi ora tutti i nostri file andranno automaticamente sull'hard disk e non avremo problemi per quanto riguarda l'archiviazione. Però invece se volessimo installare tutti i nostri giochi automaticamente sull'hard disk, come possiamo fare? Beh, in questo caso è molto semplice. Basterà installare tutte le varie piattaforme che utilizzate come Steam, Origin, Uplay, GOG, tutto insomma quello che preferite direttamente sull'hard disk e in questo caso la cartella di gioco, praticamente la libreria dei vostri giochi, verrà creata in automatico sull'hard disk. Ma se volessimo dei giochi sull'SSD perché magari li utilizziamo più di frequente o perché vogliamo dei tempi di caricamento più veloci, beh, se dobbiamo scaricarli da zero, ad esempio con Steam è molto semplice, basterà andare nelle impostazioni, su download e creare una nuova cartella della libreria di Steam sul nostro SSD. Poi a quel punto quando andremo a scaricare il gioco potremo scegliere dove salvarlo. Se invece lo abbiamo già scaricato sul nostro computer, sapete bene che non è possibile prendere solo la cartella e spostarla sull'SSD. E in questo caso ci viene in aiuto un fantastico programmino che si chiama Dirlinker. È un .exe, non dovete neanche installarlo, è molto leggero e ovviamente troverete il link per scaricarlo in descrizione. Comunque basterà aprirlo e questo programma riesce a sfruttare una funzionalità di Windows che consente di creare dei percorsi simbolici, si chiamano così, e vi faccio vedere subito come funzionano. Basterà scegliere la cartella che vogliamo spostare, quindi in questo caso ad esempio potrei andare a spostare dal mio hard disk interno il gioco Overwatch, andando a selezionarlo e dando ok, e andando a spostarlo in una nuova cartella che creerò sul mio SSD, quindi su disco locale C posso fare una nuova cartella che chiamerò Overwatch. Ok, e andando a premere Go, questo programma praticamente sposterà tutti i file dall'hard disk meccanico all'SSD, però lasciando un collegamento nell'hard disk, in modo che Steam crederà ancora che il percorso del vostro gioco sia sull'hard disk e invece tutti i file saranno sull'SSD e quindi avrete tutti i caricamenti più veloci. Diciamo che è un modo per ingannare l'installazione dei giochi sui vari Steam, Origin e così via. È molto carino e molto semplice da utilizzare, come avete visto. Scegliete la cartella che volete spostare, scegliete dove spostarla e non vi dovrete preoccupare
perché il gioco funzionerà come se non lo aveste mai spostato, però lo avrete sul disco che volete. Ebbene, una volta finito il trasferimento, vedete già la cartella di Overwatch sul desktop e infatti vi faccio vedere che se vado su questo PC, sul mio hard disk interno, dove era installato Overwatch, adesso trovo un collegamento. Lo vedete dall'icona, è il classico collegamento di Windows, e andando a cliccare con il tasto destro proprietà, vediamo subito che il percorso è su C, sul mio desktop, quindi sull'SSD. Posso anche andarci direttamente facendo apri percorso file, ed ecco qui la cartella. E vi faccio anche vedere che se vado ad eseguire Overwatch, il gioco si avvierà senza il minimo problema. Eccolo qui, lo vedete, adesso devo semplicemente fare il login e poi posso giocare senza problemi, avendo però Overwatch sull'SSD e quindi con tutti i tempi di caricamento più veloci. Questi erano i miei consigli per sfruttare al meglio hard disk più SSD. Fatemi sapere se li conoscevate, se ne conoscete altri, e scriveteli qui nei commenti perché potrebbero essere utili a tutti gli altri iscritti. Comunque ragazzi, state tranquilli, questo era l'ultimo video in cui mi vedrete da solo, comunque in cui non vedrete Kernan, è tornato con furore ed è pronto a portarvi un sacco di nuovi contenuti, quindi ricominciamo, sono finiti i video un po' così, un po' veloci, un po' tranquilli, adesso da settembre si ricomincia veramente a fare sul serio. In ogni caso, per oggi è tutto, iscrivetevi al canale se non l'aveste fatto, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social Instagram e Facebook, che ovviamente trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella!